Ciao ragazzi, bentornati su Gamestar News. Oggi vi presentiamo un gioco nuovo, tale Crossmaster Arena. Da tanto tempo che non ci vedete, scusate. O meglio, ci vedete ma non su questo canale. O meglio, non ci sentite. O meglio, quello che vuoi. E niente, vi vogliamo presentare questo... Potremmo chiamarlo MMO? No. No. Questo... gioco strategico da tavolo portato su... PC. PC. Portato online. Che Tia sta adorando, mi sta sfracellando le balle, che vuole che ci giochi a tutti i costi. Io non ci voglio giocare, ma ho accettato di imparare le regole. Soprattutto a tutti i costi, perché costa. Esatto. No, lo voglio anch'io. Motivo per cui non voglio iniziare a giocarci, perché come sapete io ho tante spese. E pochi soldi. Sì, al momento pochi soldi. E vabbè, detto questo, allora Tia, spiegaci un po' come funziona il gioco. Io adesso vedo che stai settando la tua squadra sul campo. Sì, la partita inizia posizionando i vari personaggi. 4 contro 4, giusto? No, sbagliato. E il livello della squadra deve essere 12, esatto. Non si può fare meno o più di 12. Devono essere per forza 12 livelli sommati. In genere sono 4 personaggi da 3, oppure magari uno da 4, uno da 2 per bilanciare. Però si va per livelli e il livello massimo è 12. Quindi diciamo che, massimo che ogni personaggio ha un costo. Ogni personaggio ha un livello. I costi sommati non devono superare. Sì. Vedete in alto a destra c'è un simbolo che si chiama GG. Sono i gettoni della gloria. Bisogna far finire i gettoni della gloria all'avversario per vincere. Ci sono diversi modi che vedremo adesso quali sono per ottenerli. Il livello deve essere 12. Come vedete questa arciere a 3. Questa Macumba a 4. Questo arciere ecco, a 2. Io ti interrompo. E questa a 3. Se tu elimini un nemico che ha 3 gettoni della gloria, togli al tuo avversario 3 gettoni della gloria, giusto? In teoria sì, io non ho ancora capito se sono 3 fissi o se prendi quanto vale lui, perché a volte vedo che funziona diversamente. In più c'è anche un'altra sottoregola. In alto tu vedi al centro che c'è un gettone della gloria, sì. Posso anche indicarlo col mouse comunque. Che si può acquistare? Che no, il primo che prenderesti lo prendi in automatico così. 2, 3, 4, aspetta che devo fare un conto un attimo. Allora, all'inizio del turno si può... ho sbagliato, non me ne faccio niente le critiche. O meglio, sì. Togliamola lei per sport. All'inizio del turno si tirano 2 dadi. Se il risultato è doppio, si perde automaticamente una vita. Quindi se fate 6 e 6 o 4 e 4... partite no, male. No, ci sono dei simboli, non ci sono i numeri. Ah, ok. Vabbè, so. Ogni volta che si entra in combattimento, come in questo caso, si tira un dado. Adesso io smorro la mia evocazione, sì. Poco a poco spieghiamo perché ovviamente non si può tutto in un colpo capire tutto. Sì, tieni conto che io devo capire anch'io. Sì, tengo conto che tra l'altro Leo è Leo, quindi è anche più difficile. E ogni volta che si combatte si tira un dado, come dicevo, sempre per l'attacco e un dado sempre per la difesa. Proprio di default. Cioè si fa e basta. Adesso intanto io faccio shopping di monetine. Per raccogliere le monete. Questa è un'azione. Ok. Le azioni sono queste blu. E dove li vediamo? Sono le stelline blu. Ok, infatti tu adesso le hai finite. Sì. Si parte con 6 punti azione fissi. No, cambiano da personaggio a personaggio. Cambiano da personaggio a personaggio, ovviamente, sì. Ovviamente anche le abilità. Ovviamente anche le abilità. Inutile dire che ci si muove a scacchiera, direi. Inutile dire che ci si muove a scacchiera. I punti movimento sono i triangolini verdi. E in genere tutti i personaggi hanno 3. Qualche personaggio raramente... molto raramente e si muove un po' di più invece, tipo la mia tipa gialla si può muovere di 4. Questo non arriva a colpirlo. Una piccola descrizione della tua squadra, che ho sbagliato a premere il tasto e raccogliere una moneta. Allora, la mia squadra è composta da questi due signorini qui, che sono dei bombaroli, piazzano le bombe, come hai visto questa qui che è una bomba d'acqua. E al loro turno esplode in automatico, quindi messa la bomba dura un turno, al turno del bombarolo che l'ha piazzata esplode in automatico. La regina dei tofu evoca i tofu, non l'avresti mai detto. Esatto, spiega che i tofu sono quei i tofu sono questi gialli. Cancherotti gialli, perché li devi definire cancherotti gialli, poverini. E invece questa qui è una curina, che speriamo faccia il suo lavoro dopo, perché se questa qui muore non fa il suo lavoro. Speriamo invece questa qui resta viva, così la possiamo curare. Me la vedo male perché questo è un personaggio forte. Ecco, evocato, vedi anche lui ha fatto un'evocazione, è una bambola che si fa saltare per aria per fare diversi danni. Quindi speriamo che non mi faccia troppo male. Tra l'altro ci ho perso anche l'altro giorno da questa qui, la mia sorella, perché l'abbiamo trovata in miniatura. Dovete sapere che questo è un gioco da tavolo. Io credo sia nato prima, forse su PC. Perché praticamente prende spunto da un gioco online, da un MMO. Sono personaggi di un MMO. È come se noi prendiamo un personaggio di Warcraft e decidiamo di fare un gioco da tavolo con le statuine. È un franchise.
espanso. Ah, tantissimo, sì, perché sono due adesso i giochi online, se ho capito bene. È un prodotto francese. Anzi, tre con questo giochi online più questo riportato su tavolo. Per quanto riguarda il gioco online, è free to play, questo è importante da sottolineare. Basta iscriversi. Questo è gratuito, sì. E ovviamente se volete potenziarvi o migliorare la vostra squadra dovete fare degli investimenti in real, però acquistando le miniature di cui il codice, se non ricordo male, può essere importato nel PC per essere giocato anche online, giusto? Giusto. Confermi? Confermo. Okay, questo me lo ricordavo. Infatti io ho due bombaroli perché uno è nel set di partenza e uno è stato aggiunto con il codice della scatola da gioco. La scatola da gioco contiene 8 personaggi, inserendo il codice si mettono direttamente online 8 personaggi. Per quanto riguarda il gioco da tavolo, possiamo dirvi che intanto uscirà una nuova espansione, a breve. Sì. E che se vi interessa, Tia potrebbe farvi dei video anche legati a Real. È successa una cosa molto brutta. Ecco, vedi, io adesso ho perso due gettoni, mia avversario ne ha guadagnati tre. Uno ha preso quello che si chiama gettone selvaggio, più i due miei. E io sono messo abbastanza male adesso perché... Perché sono messo abbastanza male. Da lì possiamo anche passare. La barra verde che vedete scorrere in basso al centro dello schermo attorno all'icona del personaggio è il tempo per ogni azione, per ogni turno, sì. Che come vedete va molto in fretta, anche per questo che ti ha ogni tanto si ammutolisce perché sta pensando di pensare alla mossa, come agire al meglio in questo turno. E ovviamente il cuore sono i punti vita, non l'abbiamo detto ma direi che era abbastanza scontato. Sì, è molto in offerta. È scontato. Hai capito? Bellissimo. Era bellissimo. Ora cerca di vincere. Che altro dobbiamo dire sul gioco? Che sto perdendo, l'avevamo sì, già detto. Ah, peccato. A parte quello? Beh, che stiamo perdendo. Io sto... Mi sto trincerando di bombe perché purtroppo c'ho veramente poco da fare. Ah, possiamo anche aspettare qua, tipo. Io posso raccogliere una monetina. Ti hanno brutalizzato la... Vorrei fare un attacco. Tipa. Eh sì, la tipo me l'hanno decisamente brutalizzata. Noi siamo tutti vivi, vero? 9-9, lei c'ha 8 che parte con 8. Ah. Vai dai a capire cosa mi conviene in questo momento. Se non ricordo male... Ma invece ricordi malissimo. Mi avevi accennato che si potevano acquistare anche i GG. Sì. Sì, a costo di 10 monetine si può comprare un gettone della gloria direttamente. Perché finendoli si perde, quindi uno potrebbe decidere di acquistarli. E da quello che avevo capito io dalle regole, quando compri un GG lo toglie l'avversario. Però poi avevo visto online, mi pareva che non scalava punti all'altro. Siccome hai 11 monete, fai una prova? Dipende, perché le monete adesso ti faccio vedere. Questo è il negozio demoniaco, tanto che lui fa il suo turno. Ad esempio qui c'è un bastone che potrebbe essere carino da comprare, perché fa 2 danni di fuoco, consuma 5, fa l'azione. Però fa 2 danni di fuoco e l'area bastone vuol dire che colpisce 3 personaggi davanti, quindi non era male da acquistarlo. Questa pozione ci cura. Questo teletrasporta e con 12 invece si può prendere l'arco che potrebbe essere forte. Lo shop è sempre uguale? Allora lo shop funziona così, tu puoi comprare casualmente una di queste monete che costano 12, 6 potenziamenti, che costano 12, 6 e 3. Oppure vedere una di queste, se compri una di queste l'avversario sa che cosa hai comprato e si sostituisce questa scoperta con un'altra scoperta, altrimenti l'avversario non sa cosa hai comprato. Questa non l'hai comprato random? Io sai che ho perso, non abbiamo visto cosa è successo, ma mi hanno sparato due volte, lei mi ha attaccato e mi ha... Sì, praticamente sono morto perché lei è un... cioè lei quello che è un personaggio forte e io no. Questa partita è uscita veramente veramente male. Vabbè, noi l'abbiamo fatta come tutorial, non dovevamo vincere per forza. Sì, ma neanche perdere così male. Vabbè, se si riesce. Gli abbiamo spiegato tutte le regole. Continuiamo a concentrarci sulle regole. E cosa manca? Così dopo però mi fai fare una partita fatta bene. Sì, però io voglio fare questo cazzo di tutorial. Non lo so cosa cos'altro vuoi definire. Non lo so, non so cosa manca, io non ci gioco. Beh, dopo ci sono ovviamente le sottoregole, cioè, però... No, però dico, le basi le abbiamo... Più o meno sì. Chi vede questo video può capire come si gioca. Più potremmo o meno. Definirlo tutorial? Sì, mettiamola così. Ok. Più o meno. Godetevi la nostra sconfitta. Perso. Ecco fatto. Vedi, dato doppio, ho perso una moneta e quindi fine partita. Adesso vediamo se riusciamo ad attivarne una velocissima. Ma no, dai, chiudiamola qua. E chiuderla qua? Sì, dai, è il tutorial. Questo è un breve tutorial, anche se abbiamo perso, abbiamo cercato di spiegarvi al meglio le regole del gioco. E allora adesso io ne faccio una serie e la caricheremo nei prossimi giorni. Ne fai una serie, la caricheremo nei questo prossimi giorni. Questo è un mini tutorial, parleremo di altri dubbi che ti vengono in mente mentre giochiamo, così il tutorial si espande meglio e facciamo una partita fatta bene. Per oggi invece, ciao. Ci vediamo col prossimo video. Ciao. Ciao.